Questa mattina come associazione di categoria dell'ESCO abbiamo fatto presente che in Italia siamo convinti si faccia molto di più di quello che riusciamo a misurare. Ci sono poche cose da fare nei vari settori di utilizzazione finale dove si possa applicare l'efficienza energetica, e sono il settore residenziale, nel quale c'è una situazione assurda per cui chi fa efficienza energetica secondo i canoni che sono dettati dal decreto legislativo 115 sono portati a pagare un'IVA del 21% oggi, prima era il 20%, contro il 10% delle prestazioni che vanno a comporre il servizio energia quando prestate singolarmente. In parole povere, uno compra una macchina smontata, se la rimonta e la compra con IVA al 10, nel momento in cui la va a comprare dalla Fiat con una garanzia di risultato e tutto, paga un IVA al 20, ci sembra una cosa effettivamente paradossale. Altra cosa, sul settore della cogenerazione c'è un grosso problema che è emerso a seguito di una circolare dell'Agenzia delle Dogane che va assolutamente risolto, ma comunque al di là di queste cose effettivamente noi riteniamo che in questo paese, se vogliamo concretizzare, bisogna pensare di attivare gli investimenti dei privati. Non ce la facciamo pensando, se pensiamo, di dover fare tutto con gli incentivi. Questo è quanto effettivamente dobbiamo cercare di fare se non vogliamo perdere il treno un'ultima volta.